Questo programma è stato offerto da Sapori Antichi, Calabria Food Porn, Olio Fabiano, Liquorificio Qualitali, Azienda Vinicola Spadafora, La Pinsa di Lorenzo, Picche, Piccante Calabrese. Bentornati amici telespettatori nel nostro angolo dedicato ai piaceri della tavola con la nostra rubrica In cucina ci vo fortuna, un programma ideato e realizzato dalla Graziano Tomarchio TV, dove poi viene visto nelle emittenti televisive di Telespazio TV, Calabria TV e il canale televisivo La TV del Gusto, esclusivamente tutte le ricette. Bene, con noi abbiamo il nostro chef Lorenzo, che ormai ci delizia con questi nostri piatti, piatti tipicamente della nostra terra, piatti tradizionali, ma vi posso dire che vi faranno leccare i baffi. Andiamo subito a salutarlo. Buongiorno, benvenuti. Grazie, grazie. Invitiamo subito a mettere mi piace sulla nostra pagina, così potrete seguire sia i piatti che vengono realizzati nella puntata che anche quelli che va a inserire il nostro Lorenzo. Partiamo subito con la nostra ricetta. Cosa sì, ci va? Prima che spieghiamo la ricetta, siccome facciamo delle orecchiette, le andiamo a calare perché la cottura è un po' lunga. Quindi... Benissimo. Quindi andiamo così nel frattempo a cucinare le nostre orecchiette. Le orecchiette sono tipiche pugliesi. Esatto, esatto. Una pasta tipica pugliese che ora vediamo come il nostro Lorenzo la va a realizzare. Vedo delle... già vedo qualcosa, perché allora, lui si inventa sempre ricette anche. Andiamo a fare queste orecchiette con delle alici che abbiamo pulito, le andremo a saltare in padella con un po' di aglio. Oggi non mettiamo peperoncino, ma volendo si può mettere anche un po' di peperoncino, un po' di origano. Dopodiché... abbiamo preparato in precedenza, perché anche per questo i tempi sono lunghissimi, del pomodorino al forno. Come abbiamo fatto questo pomodorino al forno? Intanto abbiamo scelto un datterino giallo e rosso che è del periodo, lo abbiamo insaporito con un po' di sale, un po' di origano, basilico, abbiamo messo un pochino di zucchero, l'abbiamo cotto in forno per 40 minuti a 150 gradi. E questo è il risultato. Si va ad appassire praticamente. Esatto. Dopodiché abbiamo usato un pane macinato grossolanamente, dove abbiamo aggiunto delle noci, del vino bianco, olio e prezzemolo. Lo abbiamo tostato e sarà la nostra farcitura per sopra le orecchiette. Il nostro formaggio, diciamo. Esatto. Il nostro formaggio. Il formaggio dei poveri. Esatto. Niente, quindi possiamo procedere tranquillamente saltando le nostre alici. Andrea, se mi passi l'origano per favore. Andiamo a fare le alici arriganate. Arriganate, okay. Cosa vogliamo dire con questo termine prettamente calabrese? Cosentino, arriganate. Diciamo che è un piatto cosentino. Nostro cosentino. Vengono fatte queste alici con aglio, olio e peperoncino e poi vengono cosparse di molto origano, ok? Tutto qua. Molto semplice, ma sicuramente molto gustoso. Perdonami che ho finito l'olio, sì, ma ne prego. Prendo un altro pochino. Ricordiamo di usare sempre un olio di qualità. In questo caso olio Fabiano. Perfetto. Ce ne andiamo sul fuoco. In cucina anche spendere qualche soldino in più, però devono essere sempre prodotti di prima qualità, perché è tutta roba che noi poi andiamo a mangiare. E ciò che siamo, si dice, è ciò che mangiamo. Facciamo imbiondire l'olio all'aglio che ci siamo preparati prima. Naturalmente, come l'abbiamo preparato? Abbiamo tolto l'anima dell'aglio, abbiamo messo nell'olio e l'abbiamo frullato. Questo lo si può preparare anche il giorno prima, in modo che l'olio si insaporisce di più, e lo si può usare anche per condimenti a crudo. In questo caso lo facciamo soffriggere un attimino e andiamo a inserire le nostre alici. È un
un piatto molto semplice, nel senso queste alici che vengono rosolate e Esatto. poi cosparse, abbiamo detto, di origano, no? Esatto. Arriganate, come abbiamo detto, Lorenzo, Arriganate. arriganate. Per chi ama questa tipologia di pesce, che oltretutto è anche il periodo. Assolutamente sì. Allora, le finiamo. Ops. Andiamo a mettere un po' di acqua di cottura della pasta. E questo sarà il nostro sughetto Ci finale. insaporiamo anche noi, Lorenzo. Prezzemolo. Ok. Intanto che la pasta arrivi a cottura, volevo ringraziare i nostri sponsor che permettono di realizzare anche questo programma, che sono appunto Olio Fabiano, Vino Spadafora, Caseificio Presila, Sapori Antichi a Salsa da Nunna, Vladi di Calabria Food Porn e le pizze di Lorenzo. Sicuramente. E invece io, nel frattempo che si sta cuocendo, cuocendo le nostre orecchiette, ricordo sempre che chi volesse proporre una ricetta personale, provare una nuova ricetta, avere consigli su una ricetta, non rimane altro che scrivere alla redazione della Graziano Tomarchio TV, oppure prendere di riferimento il numero che va sovrimpressione. E poi anche con i colleghi del nostro Lorenzo, i colleghi chef che vogliono interagire, proporre nuove ricette, confrontarsi, noi saremo ben onorati di ospitarli nelle nostre cucine per realizzare qualcosa di diverso. Assolutamente sì, se c'è qualche collega o qualche non professionista del settore che vuole intanto suggerirci qualche ricetta da fare, che sia calabrese o non, non importa, lo aspettiamo qui. Noi siamo ben fieri, anche contenti di accogliere tutti qua nelle nostre cucine. Sicuramente ci andremo a restringere, ma non ci sono Ma magari problemi. mi Che metterò io da parte, farò da assistente al collega e lui farà la ricetta, non c'è problema. bello! Mettete sempre mi piace, mi raccomando, sulla nostra pagina In Cucina Ci Vuol Fortuna. Nel frattempo noi recuperiamo tempo. Che cosa andiamo a realizzare? La ricetta nuova della pinza Allora, oggi non o facciamo una pinza, degli ma parliamo hamburger? del mio bun, che noi commercializziamo anche e che potete trovare in diversi supermercati della zona calabrese e non solo, insieme alle pinze. Allora, questi sono i bun degli hamburger. Io consiglio di utilizzarli da piastrati, quindi riscaldato. Dopodiché possiamo condire a nostro piacimento come vogliamo. Non necessariamente con hamburger, ma per esempio possiamo fare un po' di cipolla di Tropea appassita in padella stufata, inserire della porchetta di Ariccia, per esempio. Possiamo fare una maionese, comprare una maionese classica, un po' di succo al bergamotto, facciamo una maionese al bergamotto con una piccola quantità, andiamo a condire questo panino anche con un'insalata Ariccia magari dentro, E buon e il panino è appetito! fatto. Buon appetito! Sempre delle idee nuove, delle idee innovative, stuzzicanti sicuramente. Ma se non lo dovreste trovare nei supermercati, non rimane altro che contattare il nostro Lorenzo e vi arriverà subito. Assolutamente sì, facciamo anche la spedizione a casa, non è un problema. Non ci sono Intanto la problemi. pasta è quasi pronta, andiamo a finire la cottura in padella insieme alle alici. Bene. Quindi il nostro piatto, il nostro primo piatto, è quasi terminato. Un piattore, diciamo, fatto con il pesce in Sì. questo caso, poi arricchito con i pomodorini, con il formaggio dei poveri, che è la mollica condita come la si vuole, non ci sono problemi. Se ci sono intolleranze, non mettete l'aglio, non mettete le noci, fate mollica, formaggio, olio e un po' di sale, è buona lo stesso, con un po' di prezzemolo. Bene. Ok, ultimiamo la cottura.
quasi nelle nostre cucine, Lorenzo, in base ai piatti che tu proponi, si sentono sempre dei profumi nuovi, veramente che vanno a stuzzicare, visto che sempre comunque noi li andiamo a realizzare durante l'ora anche di pranzo che viene vista, ma sicuramente non dispiace neanche la sera quando andiamo in onda con le repliche. Quindi li andiamo ad aggiungere in cottura i nostri pomodorini. Sì, a cottura ultimata, giusto per farli riscaldare. Questo della padella è una cosa che io devo imparare prima o poi. Non è da tutti, Lorenzo, spadellare. Non è difficile, ci vuole solo un po' di forza. Ma anche senza alzarla. Si riesce. Lorenzo, ci vuole esperienza sicuramente, però è tipico degli chef questo spadellamento, che fa bene anche a vederlo. Ok, andiamo a impiattare. Ecco qua, il nostro piatto bello e pronto che andiamo subito a completare e poi a spiegare. Con il nostro pane profumato e le noci. Diciamo che nel pane ci sono anche le noci. Bene, perfetto. Pronti con carta e penna? Andiamo subito a dire la ricetta. Allora, abbiamo cotto naturalmente le orecchiette, abbiamo cotto le alici a parte con un po' di aglio, origano e, se gradite, peperoncino, non molto cotte perché poi finiamo la cottura insieme alla pasta. Dopodiché abbiamo aggiunto un po' di acqua di cottura delle orecchiette, andiamo a saltare in padella alici, pasta e i pomodorini aggiunti dopo per riscaldarli. Dopodiché a fine piatto andiamo ad aggiungere il nostro pane profumato con le noci. E il piatto è pronto. E quindi buon appetito. Bene, abbiamo finito anche questa puntata dove Lorenzo ci ha dedicato un primo piatto a base di pesce. A me non rimane altro che darvi appuntamento alla prossima e ringraziarci per averci seguito. Quindi alla prossima e vediamo che cosa ci realizzerà il nostro Lorenzo. Un saluto dalla vostra Dominga Pizzi. Ciao, alla prossima ricetta. Questo programma è stato offerto da Sapori Antichi, Calabria Food Porn, Olio Fabiano, Liquorificio Qualitali, Azienda Vinicola Spadafora, La Pinsa di Lorenzo, Picche, Piccante Calabrese, Caffè Aiello, Caseificio Presila.